Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Oggi chiudiamo il ciclo dedicato ai musei civici e archeologici della Toscana con Susanna Sarti, che ci parlerà del sistema museale del Mugello. Fino a pochi mesi fa la dottoressa Sarti era il funzionario archeologo responsabile di quel territorio e solo da poco è passata in forze alla direzione museale della Toscana, divenendo direttrice delle aree archeologiche di Cosa, Roselle, Vetulonia e di Comiana. Dover riassumere in brevissimo tempo il curriculum di Susanna Sarti è un'impresa quasi impossibile, quindi mi limiterò a brevi cenni. Si è laureata in archeologia greca qui all'Università di Firenze, dove poi si è anche specializzata, ma ha approfondito i suoi studi dedicati alla ceramografia attica a Oxford, prima con un master presso l'archivio Bisley e successivamente conseguendo il dottorato presso quell'università. Ha poi lavorato a Bruxelles, presso l'Università Libre di Bruxelles, e poi come collaboratrice del Museo del Cinquantenario, che è poi il museo archeologico della capitale belga. Rientrata in Italia dal 2008, è funzionaria del Ministero della Cultura. I suoi interessi spaziano dalla storia della musica, all'iconografia, alla storia del collezionismo, in modo particolare il collezionismo ottocentesco e la figura del Marchese Campana, di cui è una delle massime esperte, tanto da giustificare la sua presenza fra i curatori della recente mostra, della mostra del 2017, dedicata al Marchese Campana, tenutasi al Louvre e poi all'Ermitage, autrice di articoli, monografie, curatrice di volumi a più mani. Io non voglio veramente dilungarmi oltre. Ringrazio Susanna per essere presente e le passo la parola. Grazie Fabrizio e buonasera a tutti. Ecco qua. Come ha detto Fabrizio, appunto, io parlo, diciamo, in qualità di funzionario di un territorio. Sono stata fino a marzo funzionario del Mugello e della Val di Sieve e di Fiesole, e quindi non parlerò di un museo singolo, quanto proprio di un sistema, di un territorio dove sono presenti moltissime sedi museali, raccolte archeologiche, un po' sparse e spesso tenute vive proprio dalle comunità, dalle piccole comunità che da lungo tempo, direi, si prendono cura dei ritrovamenti archeologici. Ora io mi rifaccio proprio anche al discorso inaugurale, diciamo, di questo ciclo di conferenze fatto da Fabrizio, in cui appunto ha ricordato intanto la ricchezza ovviamente della Toscana per quanto riguarda i musei civici, che alcuni antichissimi. E soprattutto però appunto questo legame con il Museo di Firenze, le collezioni del Museo di Firenze, che poi, come tutti sapete, venivano appunto dalle Gallerie degli Uffizi, quando appunto nel 1897 il direttore Adriano Milani, che poi sarà il soprintendente, apre il topografico, dando appunto una strada a quella che poi sarà la costituzione, devo dire, e la concezione di tanti musei in Toscana. Tra l'altro influenzando profondamente anche proprio come posso dire, la costruzione di questi musei, perché per lungo tempo la Toscana è stata un po' vista come l'antica Etruria, no? Anche forse scordandosi il resto dell'archeologia, la preistoria, la parte romana. E chiaramente questo ha portato poi, insieme al fatto che comunque è un territorio che è stato poi scoperto solo recentemente, a non dare mai grande spazio al Mugello e alla Val di Sieve, ovviamente l'unica città che, legatissima, perché questo è il suo territorio, appunto al Mugello e alla Val di Sieve, anche nello stesso topografico museo appunto voluto da Milani, sono le due stanze di Florenza e di Fesule. Però di fatto non si ha appunto nessuna notizia particolare legata al Mugello, se non i ritrovamenti, se non quando si parla, diciamo, delle celebri
pietre fesolane, cioè questi segnacoli funerari che sono caratterizzanti di tutto quello che è il territorio fiesolano e alcuni di loro già in antico, per esempio questa stele che è la stele di Londa e appunto altri, in questo caso avete le riproduzioni già nell'ingrami, no? Quindi già nella letteratura dell'Ottocento erano conosciuto e quindi un motivo per parlare diciamo di queste zone. In ogni caso, anche se appunto il Mugello come dire, è stato scoperto recentemente, di fatto già da molto tempo nelle guide, più che altro nelle guide locali, nelle guide del territorio, ha ricordanza di ritrovamenti di vario genere. Per cui vi ho messo alcun esempio, per esempio in questo caso si tratta di Brocchi, della guida di Brocchi, e ci sono tantissimi riferimenti, vi ho scritto soltanto alcuni esempi per far capire quali sono le notizie che si possono trovare. Per cui a Ronta, lui scrive, sono trovate tra le rovine molte anticaglie e specialmente diverse urne sepolcrali di terracotta con lucerne e iscrizioni. Ovviamente non sappiamo dove sono questi oggetti, però ecco notizie come nei contorni del borgo a San Lorenzo fu trovata alcuni anni addietro una medaglia di Marco Aurelio Antonino e così via. Sono diverse, ecco, le indicazioni già nel Settecento. Nel Settecento un'altra notizia che insomma è piuttosto conosciuta, ecco, è il ritrovamento di questa statuetta in bronzo nel comune di Firenzuola a Pietramala sul Peglio, una statuetta, un bronzetto che fra l'altro in questo momento fa parte delle collezioni di Cortona, perché appunto attraverso il mercato antiquario poi è arrivato all'Accademia di Cortona. Quindi anche nella zona del Peglio a Pietramala, ritrovamenti nel Settecento, e poi io qui vi ho messo un'immagine perché un'immagine di Telemaco Signorini che è stato a Pietramala e ha fatto diversi dipinti di quelle zone, e ve l'ho messo proprio per cominciare anche a, come dire, a prendere confidenza con quello che è un paesaggio decisamente importante e determinante anche per le cose che sono accadute e che accadono. Quindi anche qui siamo nel Settecento e fra l'altro disegnato in un'importante insomma, pubblicazione del Settecento di Francesco Gori. Quindi in qualche modo, ecco, notizie sparse, ma già dal Settecento si parla del Mugello in senso di ritrovamenti di vario genere. Nell'Ottocento ancora sono le guide sempre che parlano soprattutto di questi ritrovamenti che avvengono abbastanza frequentemente. Quindi di nuovo nella storia antica e moderna del Mugello di Lino Chini, che chiunque appunto si occupa del Mugello conosce, siamo nel 1875 circa, anche lui fa dei riferimenti del tipo, questi sono solo alcuni, hanno molta distanza dall'odierno di Comano, furono trovate monete consolari di imperatori in buon numero. Quindi continuano ad essere segnalati i ritrovamenti. E alla fine dell'Ottocento anche un archeologo come Gianfrancesco Gamurrini comincia a interessarsi, sebbene in modo abbastanza, come dire, veloce, però comincia a interessarsi del Mugello. Per cui parla di di un'epigrafe, di un'iscrizione trovata a Marradi e poi comincia a parlare di Bicchio del Mugello e di un ritrovamento che poi sarà determinante nella storia del Mugello e anche nella storia proprio come dire, dell'esposizione degli allestimenti museali, cioè quello, il santuario, la zona, diciamo, di Poggio Colla a Bicchio. Però, appunto, per andare avanti molto velocemente in questa carrellata di guide, di racconti degli archeologi nell'Ottocento, celebre George Dennis che fa questo giro dell'Etruria, che ovviamente parla delle grandi scoperte dell'Etruria meridionale, di Populonia, di Vetulonia, di Chiusi, nelle varie edizioni che fa di questo suo libro, ma mai, decisamente mai, fa degli accenni a Fiesole, ma non parla né del Mugello né della Val di Siede. A un certo punto, nell'edizione del 1883, comincia a far presente
che ci sono importanti ritrovamenti, ma nel paese a nord degli Appennini, quindi si parla di Bologna, si parla di Marzabotto e di altro, però siamo in ambiente, diciamo, appenninico. Andando avanti, chi parla continua a occuparsi del Mugello, sono le guide locali, per cui, locali, storiche, importanti, come quella del Niccolai del 1914, che di nuovo fa riferimento ai vari ritrovamenti sporadici, oppure le avanzi di mura ciclopide nel potere detto Bosco, ove nel 1911 venne alla scoperta un figurino di bronzo. Tenete presente che effettivamente insieme alle pietre fiesolane i bronzetti sono, potrei dire, degli elementi caratteristici di tutto questo territorio. Anche qui vi ho messo poi delle immagini che si riferiscono a due momenti ovviamente importantissimi per gli studi etruscologici, il primo convegno nazionale etrusco del 1926 e poi quello internazionale del 1928. Il primo fu fatto a Firenze e avevano previsto una serie di gite, no, in Etruria e di nuovo ecco, andarono a Fiesole effettivamente, però poi fu nel resto della Toscana e non nel Mugello, negli Appennini, anche perché di fatto non c'erano cose reali da vedere. Nel 28 invece diventa importante il nord, quindi Bologna, Marzabotto, e quindi fanno una serie di cite, lo vedete, no? Sugli Appennini, ma si tratta degli Appennini bolognesi, la parte di là, nella parte di Marzabotto, perché ancora il Mugello, la parte toscana degli Appennini, effettivamente non aveva niente di rilevante dal punto di vista archeologico. E così è negli anni 50, in quello che invece è il topografico di Antonio Minto, quindi il museo si allarga, quelle che erano le 17 sale di Milano diventano più di 50, di nuovo si parla di Fiesole, si parla dell'agro fiorentino fiesolano e quindi ci sono le pietre fiesolane importanti, però appunto il Mugello e la Val di Sieve poi non hanno una loro, anche perché dovete immaginare che chiaramente la ricchezza, sapete bene, l'avete vista in tutte queste, nella presentazione dei musei, insomma, quindi ecco, Vetulonia, tutte le scoperte di Vetulonia e il resto dell'Etruria, c'era anche Tarquinia a Firenze, insomma, quindi è chiaro che ritrovamenti sporadici come avvenivano nel Mugello non erano poi così di grande appeal, però negli anni 50 si comincia a dare davvero importanza a quelli che erano i ritrovamenti e che venivano fatti in generale durante i lavori nei campi e durante sì, più che altro le arature, insomma, e quindi addirittura questa è la stele. È una pietra fiesolana, la stele di Frascole, che viene appunto trovata, Frascole che vedremo è un posto molto importante per l'archeologia nel Mugello, nel 1959 e quindi sempre di più si ha, come dire, l'attenzione anche da parte degli studiosi. E devo dire che già da questo periodo, dagli anni 60, comincia un interesse, anni 60, anni 70, un interesse sicuramente da parte della soprintendenza dell'Etruria a quel tempo, grazie anche a Francesco Nicosia, però anche da parte proprio delle comunità locali. Per cui in tutti i comuni del comprensorio si dà un occhio, si sta attenti a quello che accade nel territorio. Viene addirittura formato, questo però appunto sulla scia di questo interesse, un comitato per gli studi archeologici, storici e linguistici del Mugello, che avrà un suo ruolo, ecco, nell'avanzare della ricerca archeologica. E poi, negli anni 60, in particolare nel 68-69, Nicosia, il soprintendente di allora, funzionario e poi soprintendente, comincia appunto a interessarsi a ricognizioni, perché fin da ora posso premettere che è un territorio, e lo vedrete dalle immagini che vi mostrerò, molto complesso da, intanto da, proprio da,
da capire, ma soprattutto anche da scoprire, perché ovviamente si va dal bosco ai laghi, cioè a situazioni anche molto difficili, chiaramente, per fare degli scavi, per fare delle ricerche. E comunque anche Poggio Colla, lo vedrete, è su un colle, ci sono tutta una serie di difficoltà enormi per capire dove possono essere i resti antichi. E quindi anche Nicosia comincia con delle ricognizioni, ricognizioni che attirano ovviamente le persone del luogo e porteranno sempre di più alla costituzione di gruppi archeologici nei vari luoghi. Qui lo vedete, lui parla proprio di questi lavori di scavo a Poggio Colla, appunto nel comune di Vicchio, che poi vedremo, e già da qui comincia a dire i materiali sono stati depositati in ottimo e ben custodito magazzino che il comune di Vicchio ha messo a disposizione vicino al locale museo. Il museo è il Museo del Beato Angelico, che esiste tuttora e che poi vedremo. Quindi queste sono le premesse per cominciare a creare delle raccolte sul territorio, fondamentalmente per volere poi delle persone del posto, ovviamente con una collaborazione molto stretta con la soprintendenza, che era assolutamente presente in questi luoghi. Tant'è vero che poi lo vedremo, cioè i ritrovamenti saranno moltissimi. Io qui vi ho messo una carta solo per farvi vedere come oggi le presenze archeologiche, che non sono soltanto etrusche ovviamente, ma si va dalla preistoria al medioevo, fra l'altro questa è una caratteristica di aver dato importanza a tutti i momenti e a tutti i periodi, che ormai appunto sono diffusi in modo capillare in tutto il territorio. Questa è la carta archeologica che si basa su un lavoro enorme fatto da Riccardo Chellini nel 2012, grazie all'aiuto di tutti i vari gruppi archeologici e persone della zona, e poi aggiornato appunto nel 2020. E quindi ritrovamenti archeologici che piano piano hanno trovato spazio nei vari musei che andremo a vedere. Qui vi ho messo soltanto un riassunto veloce di quelle che poi sono le presenze se uno vuole andare a vedere l'archeologia nel Mugello, e ora appunto li scorreremo insieme. E il primo museo che fu creato, la prima raccolta museale di archeologia che fu creata fu proprio quella di Vicchio, all'interno del Museo d'Arte Sacra e Religiosità Popolare del Beato Angelico, un museo che era stato creato nel 1967 proprio per raccogliere vari quadri, diciamo, che erano nelle chiese più sperdute nel territorio, e quindi per salvare anche tutti questi quadri. E già nel 1975, e addirittura prima avete visto, no, che abbiamo detto che Nicosia nel 69 già portava i materiali nel magazzino di questo museo. Ora questo è quello nuovo, ma insomma del Museo del Beato Angelico. E quindi appunto si fa già nel 75 una sezione completamente dedicata all'archeologia, che è stata poi anche pubblicata nella piccola guida del Museo del Beato Angelico, e si continua nel tempo. Vedete, già nel 1988 si parla proprio di allestimento della sezione archeologica presso la nuova sede, al momento che viene fatto il museo nuovo, del Museo Beato Angelico. Quindi ci si porta sempre dietro questo nucleo di materiali, che poi fondamentalmente erano soprattutto materiali provenienti dalla zona di Poggio Colla, dal santuario e dai dintorni. E poi negli anni 2000, poi in realtà, con tutta una serie di cambiamenti che ci sono stati, era rimasta soltanto questa vetrina all'interno della biblioteca. Credo anche a testimonianza di quanto chi viveva l'archeologia del posto volesse comunque a tutti i costi tenere un pezzo di archeologia, anche se ormai il Museo del Beato Angelico in realtà era stato destinato esclusivamente alla parte storico-artistica. Ovviamente questa vetrina non poteva rimanere in biblioteca in questo modo, per cui poi siamo insieme all'ispettore onorario e il presidente del gruppo archeologico di Vicchio, l'abbiamo appunto abbiamo tolto gli oggetti, che erano in una situazione ovviamente anche di pericolo, poi alla fine, no? Non avevano la sicurezza necessaria. Però tenendo presente quanto questo
comune, questo paese, voleva comunque mantenere materiale di Poggio Colla e direi a buon ragione anche perché, come vedete, poi il magazzino dagli anni 60 al 2015, con gli scavi prima della soprintendenza e poi di un consorzio di università americane, il Mugello Archaeological Valley Project con la direzione di Gregory Warden, effettivamente ha prodotto una grossa quantità di materiale. Non sempre conosciuto, fra l'altro, cioè tutte queste cassette hanno materiale di vario genere, che vi ho messo anche, perché poi ovviamente ci sono materiali sistemati meglio e alcuni peggio, eccetera, ma quello che è sempre interessante è che poi all'interno di questi magazzini si possono trovare oggetti come questo bronzetto, come questi materiali, questi cuccheri che sono tutti cuccheri decorati e vengono dagli scavi di Nicosia, o questo frammento con una scena di parto che sembra che sia la più antica appunto conosciuta in Europa, che è stato proprio tolto dal magazzino del Mugello Archaeological Valley Project in concomitanza di una mostra che poi siamo riusciti a fare. Ecco, questo è il panorama proprio, è il sito di Poggio Colla. Una pianta, giusto per farvi vedere quante, come è anche importante la parte dei monumenti, che però sono stati tutti interrati perché comunque di difficile gestione, ovviamente. E appunto per il lato, e questo appunto è un disegno di Maggiani che ha riprodotto l'iscrizione. Questo ha portato a chiedersi appunto perché non poteva Vicchio avere una sua esposizione su Poggio Colla e perché non potevamo portare un po' dei materiali che c'erano nei magazzini anche in esposizione e come esporre questa stele, cosa non semplice perché ovviamente è un monumento a parte molto molto pesante, no? Nel senso che ci vogliono i locali giusti anche proprio per metterlo in esposizione. Per esempio, al Beato Angelico era un problema in questo, insomma, dovevano essere fatti dei lavori ben precisi. Poi, chiaramente, vista così è quasi una pietra, quindi anche proprio il suo allestimento ha bisogno di tutta una serie di accorgimenti che ovviamente richiedono un investimento importante che io mi auguro verrà fatto al più presto. Quindi ecco, devo dire che la presidenza del Consiglio con Eugenio Gianni ci ha aiutato proprio a cominciare questo percorso di recuperare un po' dei materiali dai magazzini per metterli in esposizione e per farli conoscere. Tra l'altro, questo ha permesso anche di ricreare dei contesti che, per varie ragioni legate appunto alla costituzione poi di nuovi musei e di una serie di scelte che erano state fatte, erano state divise. Quindi è stata fatta questa mostra temporanea nel 2016 al Palazzo del Pegaso, che poi ha portato a poter fare prima una mostra e poi di fatto in questo momento una vera e propria sezione su Poggio Colla, su un piccolo pezzetto di Poggio Colla, un contesto ricostruito in questa situazione, al Museo del Beato Angelico, che ha voluto riospitare appunto una parte di questo contesto. E come vedete è stato messo in esposizione un contesto ben preciso che è detto dell'iscrizione, con dei bronzetti, dei frammenti di Bucchero, fra cui il frammento che vi dicevo con la scena di parto, e appunto queste basette che sono poi le basi che servivano proprio per mettere in esposizione i bronzetti. Quindi un'esposizione che in questo momento è comunque in attesa appunto di far parte o meno in modo definitivo del museo, però è certo un punto di importante, ecco, per la comunità. E qui io vi ho messo, giusto per fare un esempio delle varie iniziative, le notti dell'archeologia del 2021, appunto Andrea Santoni, che è un grande conoscitore delle vicende di Poggio Colla, racconta proprio il santuario alla cittadinanza di Vicchio. E passando da Vicchio, un altro posto importante per l'archeologia nel Mugello è appunto il Centro di Documentazione Archeologica Musei di Sant'Agata, che fra l'altro è
scusate, il Centro di Documentazione Archeologica di Sant'Agata, che è gestito proprio da Musa, che è questa onlus dei musei di Sant'Agata. È ospitato, lo vedremo, è una parte latinaia proprio di questo complesso meraviglioso della Pieve Romanica di Sant'Agata. Quindi ovviamente un luogo dove uno appunto va anche soltanto per vedere innanzitutto il borgo e poi la pieve. E poi c'è anche la raccolta sacra che è adiacente appunto al centro di documentazione archeologica. Quindi il borgo è bellissimo di per sé e fra l'altro è importante perché è una delle tappe di questa iniziativa che è iniziata negli anni 90, alla fine degli anni 90, che è la Via degli Dei, creata proprio da un gruppo di persone. E che ha avuto un grandissimo successo ed è un percorso di trekking che viene fatto a piedi di credo 125-126 km da Bologna a Firenze, passando appunto quello che mostrando quello che è il paesaggio del Mugello. E quindi tappa di questa Via degli Dei. E nato come museo nel 2001, ma di fatto già dagli anni 70 e 80, quando nasce il museo archeologico, appunto in questo caso di Scarperia, aiuta la soprintendenza nel lavoro di controllo del territorio, facendo ricognizioni. Io qui vi ho messo un esempio di quello che all'interno del Comitato Archeologico del Mugello, il gruppo archeologico di Scarperia, come vedete, faceva con grande attenzione, cioè mettendo dove era stato recuperato un oggetto, un frammento, eccetera, e come vedete riuscivano a, come dire, a individuare delle situazioni molto complesse con i frammenti, eccetera. Pensate, io vi ho messo solo questo esempio, che da questa situazione sono state ricavate una serie di frammenti, tra cui questo coperchio di dolium con un bollo, che frammenti, scarti di fornace e cose varie, che fanno riferimento a una fornace probabilmente specializzata in produzione di d'olia per l'allevamento di ghiri, no? Che erano molto importanti in periodo romano. Quindi ecco questo grazie all'attenzione con cui vanno a controllare il territorio. E quindi anche il Museo di Sant'Agata mostra, direi in senso cronologico, quello che sono le presenze più importanti di una parte del Mugello che possiamo definire il Mugello occidentale. E si parte dalla preistoria con siti appunto come Lucigliano, come Torre e molti altri. Io vi ho messo qui giusto per farvi vedere, no, quali sono i paesaggi dove sono state trovate tanti dei resti, dei reperti che si trovano in esposizione in questo museo. E quindi capite bene la difficoltà, no, e l'impresa che è stata fatta nel ricostruire questa storia. Che non è così scontata. C'è anche nel Museo di Sant'Agata una parte relativa a Bilancino, uno scavo che è stato fatto dall'Università di Firenze, dalla soprintendenza e con l'aiuto dei gruppi archeologici di zona e quindi una parte è qui, una parte al Museo di Dicumano, poi lo vedremo, e vi ho messo appunto delle immagini, che fra l'altro questa di Paolo Gucci, prima che fossero, che diventasse questo, insomma, che il lago di Bilancino prendesse tutta questa parte di territorio dove appunto è stato trovato un accampamento di 30.000 anni fa, un accampamento preistorico. Ultimamente nel 2018 è stato fatto anche un'aggiunta, diciamo, a quello che hanno relativamente a Bilancino, che è appunto questo oggetto, un pestello e una macina proprio per fare la farina, che è una delle più antiche, conosciute. Quindi, appunto, un elemento importante per Sant'Agata. Un arricchimento decisamente grosso, che poi vedremo, è anche legato al modo in cui loro fanno didattica. Una didattica che è di tipo sperimentale a tutti i livelli, quindi hanno un banco tattile che si può toccare e che potete immaginare per i bambini è una cosa eccezionale, e
E poi appunto con le spiegazioni che loro stessi come gruppo, in particolare Lorenzo Modi e Paolo Gucci, e poi stanno cercando di insegnare, no, ad altri, perché è una cosa preziosissima, insegnano appunto le varie tecniche di scheggiatura e come si facevano questi utensili. Un'altra presenza importante nel centro di documentazione, soprattutto la ceramica, recuperata in questo insediamento del 5.000 anni fa, quindi si sta scendendo nell'età del bronzo e ricco di produzione ceramica, in un punto importante, si tratta di un sito d'altura, lungo una viabilità che, come vedrete, per il Mugello è ovviamente fondamentale, perché siamo in un territorio di passaggio. Anche proprio in tutti i periodi, cioè tra il sud e il nord della penisola italica. E quindi è chiaro che questo ha influenzato moltissimo lo sviluppo e gli insediamenti. E ancora, ovviamente, io passo in modo veloce perché dovendo parlare del Mugello dobbiamo un po' abbreviare. L'altra sala del museo, dove appunto comincia anche l'età del bronzo con Marrone Tatonda, ospita un po' dei ritrovamenti che hanno fatto di periodo etrusco e periodo romano. Tenete presente che sono tutte cose che effettivamente hanno spesso e volentieri salvato anche da magazzini dove le avremo dimenticate. Questo. Qui avete accanto una copia di quella che è la pietra fiesolana, la stele, trovata proprio a Sant'Agata nel 1888 e fra l'altro in quel caso donata al Museo di Firenze, perché appunto allora questo era il punto di riferimento, e in questo momento invece lo vedremo in esposizione a Decumano. Però ovviamente Sant'Agata vuole la sua stele e quindi ha fatto fare una copia e è il simbolo, è una cosa importante appunto per il centro. Sono esposti anche, come vi dicevo, quello che hanno trovato a Fonte Laterina, i resti appunto di questi vasi che servivano per l'allevamento dei ghiri. E poi un'altra cosa importante che davvero hanno salvato loro anche proprio come materiale sono i ritrovamenti che sono stati fatti dal Luca Fedeli, nel senso dal funzionario che mi ha preceduto alla soprintendenza, in degli scavi nel 1900, vicino all'autodromo, che è appunto ben noto, l'autodromo del Mugello, uno nel 1996, un pozzo, metà di un pozzo. Questo qua, che poi è stato anche vincolato, perché devo dire in particolare Luca Fedeli ha fatto un grande lavoro anche di vincoli proprio per salvaguardare, no, quello che è stato poi trovato. E appunto nel 2000 è stato trovato un'altra parte di pozzo, pozzi che fra l'altro hanno materiali che li fanno datare al V secolo a.C. Quindi pezzettini della storia del posto, importanti anche per un futuro, insomma, che ci fanno capire che in questa zona effettivamente è molto probabile che ci fossero delle fattorie o comunque degli insediamenti che si servivano appunto di questi pozzi. E andando avanti ancora, in questa sala che ospita la parte romana, etrusca, romana, medievale e rinascimentale, con i ritrovamenti di alcuni scavi, no? Quindi abbiamo detto appunto i pozzi, la ricognizione di Fonte Laterina, lo scavo di Marrone Tatonda che è stato fatto sempre con l'aiuto del gruppo, ma dall'Università di Siena, e quindi anche questo è importante, progetti di ricerca fatti anche da università, no? La collaborazione della soprintendenza e l'appoggio sempre del gruppo. E ancora appunto hanno salvato, nel senso che ce l'hanno raccontate, no? Le ceramiche sono state trovate sempre da Luca Fedeli nello scavo del Colombaiotto, siamo ancora negli scavi durante appunto quando facevano l'invaso di Bilancino. Quindi ancora questo anche è un ritrovamento importante perché di fatto hanno recuperato i materiali che sono stati trovati dentro Palazzo dei Vicari quando appunto sono stati fatti vari lavori, quindi boccali e ceramiche di XV-XVI secolo.
Per finire, appunto, nel seguire i progetti che sono sempre stati fatti negli anni in questa zona, quindi anche Ascianello, il castello, l'insediamento di Ascianello ed altri, quello che diciamo è più importante, forse perché è anche in corso e poi perché è veramente imponente, diciamo, come sito, è quello di Montaccianico, dove appunto il gruppo ha fatto più ricognizioni e dal 2008 scava l'Università di Firenze, sì, la cattedra medievale, con una concessione di scavo che viene chiesta appunto dal comune di Scalperia e San Piero. E si tratta di un sito che è stato degli Ubaldini, che è stato poi distrutto nel 1306 d.C. e che presenta appunto delle importanti presenze archeologiche. Quindi questo è uno dei siti che certamente in un futuro, spero prossimo, sarà un'area archeologica da visitare nel Mugello. Ora, tuttora si può visitare, in determinati momenti vengono fatte delle iniziative, però certamente questa è un'area che andrebbe resa visitabile da tutti i punti di vista. Quindi, e come vedete, l'importanza di Montaccianica per il gruppo archeologico lo vedete perché anche nel loro stemma, no, il castello proprio, la scena, scusate, dell'assedio di Montaccianico nel 1306. Il gruppo archeologico, in pratica, e soprattutto Lorenzo Modi e Paolo Gucci, sono anche responsabili di quello che è il giardino archeologico di Sant'Agata, dove appunto sono state create queste capanne, queste abitazioni, no, di periodi diversi, appunto del periodo preistorico, del bronzo e del ferro, e ultimamente anche un riparo sotto roccia. Ovviamente potete immaginare, questo per farvi vedere il lavoro, scusate, volevo farvi vedere una cosa della didattica, ma non la sto trovando, non importa. Chiaramente, scusatemi, saltato, ecco. Chiaramente questi sono punti dove la didattica ha un'importanza grandissima e decisamente viene molto apprezzata dai ragazzi. Qui vi ho messo soltanto un'immagine per farvi vedere come comunque sempre di più si aprono anche a nuovi allestimenti con l'aiuto di architetti, in questo caso è l'allestimento del pestello e della macina del pestello fatto dall'architetto Innocentini con appunto il supporto del museo e del sistema museale del Mugello nel 2018. E passiamo a questo punto a un altro museo, andando però nell'Alto Mugello. L'ho messo qui perché comunque anche questo è una tappa importante di quello che abbiamo detto prima, il sentiero degli dei, no? Che come Sant'Agata. Anche qui appunto possono fermarsi e soprattutto per avere notizie su quelli che sono stati dei ritrovamenti molto discussi, devo dire, ma sin dagli anni 70, lungo il percorso della Via degli Dei oggi, si trovano dei basolati veramente imponenti, molto interessanti e molto costruiti in modo particolare, che diciamo, fondamentalmente non sono mai stati studiati a tal punto da poter dire la cronologia in modo esatto. Però ecco, se sono stati vincolati come basolati relativi a un periodo tardo antico, in realtà la Vulgata, diciamo, vuole che siano di periodo romano. Per cui troverete l'indicazione strade romana quando di fatto non è così certo, assolutamente, però devo dire che sono dei manufatti molto belli e che sono e vengono protetti e che di nuovo, grazie al gruppo archeologico, in questo caso di Bruscoli, che è appunto questo centro, il Museo Storico Etnografico della Linea Gotica di Bruscoli, che è nel comune di Firenzuola, quindi siamo proprio nell'Alto Mugello, se ne prende cura insieme alla soprintendenza. E Bruscoli, di nuovo, è un luogo dove appunto il gruppo locale, fin dagli anni 80-90, ha aiutato, ha affiancato la soprintendenza nel controllo del territorio che
Come vedete, torno un attimo indietro, è difficilissimo da controllare perché qui siamo in mezzo a faggete oppure possiamo essere in mezzo a castagneti, ma insomma nel bosco più fitto. Quindi capite che i ritrovamenti archeologici sono difficili da seguire. Quindi è fondamentale il ruolo di queste persone. Ecco, qui per esempio abbiamo Moreno Monari, che è il presidente del gruppo geologica e paleontologica, e l'altra archeologica, cioè scusate, le tre sezioni sono queste in realtà, una parte sull'arte contadina, una parte sulla linea gotica, perché sapete che nel Mugello, durante la Seconda Guerra Mondiale, è passata appunto questa linea gotica e quindi si fanno continui ritrovamenti di armi di tedeschi, americani o addirittura appunto resti di aerei o cose del genere. E quindi c'è una bella sezione che parla proprio di questi fatti storici. L'altra è quella appunto con la parte geologica, quindi rocce degli Appennini, minerali degli Appennini, fossili che si trovano frequentemente. E poi la parte archeologica in cui di nuovo sono stati raccolti, lo vedete dalle cassette, no? In qualche modo, tutte le possibili testimonianze, anche minime, che possono raccontare qualcosa di questo territorio. Un sito molto importante è la rocca, il castello di Bruscoli, che appunto è stato creato nel XIII secolo fino agli inizi del XVI secolo. E quella è un'altra parte importante da visitare anche come resti archeologici. Zona dell'Alto Mugello, dove appunto si continuano a fare ritrovamenti. Nel 2015, grazie proprio al gruppo archeologico, sono stati consegnati un gruppo di bronzetti di varie tipologie, trovate all'interno di un bosco proprio, che ora vedremo. E di nuovo la Presidenza del Consiglio ci ha aiutato a mettere in evidenza questo importante ritrovamento che fra l'altro il gruppo archeologico di Bruscoli insieme al Comune di Firenzuola ha aiutato appunto la sovrintendenza per finanziare il restauro, finché siamo arrivati non soltanto alla mostra qui al Pegaso. Ecco, questi sono i bronzetti che sono stati trovati, alcuni. C'è un piccolo Marte che era anche in copertina, fra l'altro bronzetti che spesso e volentieri fanno capire come questa zona è strettamente legata alla parte di là dell'Appennino, no? Più che all'Etruria, diciamo, dalla parte di qua. Siamo nell'Alto Mugello, effettivamente. E questa è la mostra che ha voluto fortemente il Comune di Firenzuola per portare appunto questi ritrovamenti presso la sua comunità, la sua cittadinanza. E sono state fatte delle copie di questi bronzetti per poterli mettere a Bruscoli, perché ovviamente poi si pone il problema di come aiutare questi musei a avere quei sistemi di sicurezza che in futuro permetteranno loro di avere anche questo tipo di presenze all'interno del museo. E questo è Albagino, ecco, per farvi vedere, è una conca dove probabilmente è molto probabile perché che ci fosse appunto uno specchio d'acqua, un po' come quello conosciuto del Monte Falterone, quindi una stipe votiva con dei bronzetti. Quindi questo è per farvi vedere l'Alto Mugello, appunto Firenzuola è qua, Albagino è in questa parte qua, credo sia proprio questo. E quindi avete Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e poi Marradi. Questi sono i tre comuni dell'Alto Mugello dove vedete che ci sono stati fatti numerosi ritrovamenti di vari periodi. Allora, per fare queste carte archeologiche, di nuovo, importantissimi gruppi archeologici e ispettori onorari che sono presenti nella zona, in questo caso Virgilio Visani di Palazzuolo sul Senio, che ha prodotto del materiale splendido proprio per arrivare a capire sempre di più questi territori. Quindi questo è un esempio delle schede che ha procurato alla sovrintendenza di questo luogo, Pratipiani a Palazzuolo sul Senio, dove sono stati fatti una serie di
ritrovamenti per ricognizioni o semplicemente a volte anche perché uno veramente va a fare una passeggiata. Quindi ecco, è riuscito a produrre una documentazione preziosissima per la sovrintendenza, ma anche preziosissima per creare dei musei, dei luoghi dove si può raccontare il proprio territorio. E quindi arriviamo al Museo di Palazzuolo sul Senio, che è un museo, parte in un paese che deve essere visitato assolutamente. Il palazzo di per sé è un palazzo storico, è del XIV secolo, è il Palazzo dei Capitani, e ospita fra l'altro anche non solo il museo Museo archeologico dell'Alto Mugello, ma anche il Museo delle Genti di Montagna al piano inferiore. E, andando avanti, appunto, vi faccio vedere un po' velocemente quello che è l'interno, che è l'allestimento del Museo di Palazzuolo, la prima sala, di nuovo in ordine cronologico, ma capite bene che è importante perché viene raccontato il territorio, quindi la cronologia ti permette appunto di fare un racconto dal momento più antico ad oggi. E quindi nella prima stanza, la preistoria, la protostoria, un allestimento anche molto interessante dove viene fatta vedere l'evoluzione dell'uomo, perché i ritrovamenti preistorici sono davvero importanti, e poi sempre in questi piccoli musei è fondamentale l'archeologia sperimentale. Quindi qui sono state fatte delle riproduzioni di vasi del periodo neolitico. Tra l'altro, appunto, un membro del gruppo archeologico, Alfredo Menghetti, produce proprio la ceramica. Quindi, insomma, si riesce a capire davvero come erano fatte le cose nell'antichità. Questo è l'allestimento, giusto per darvi un'idea, il museo è molto bello, e qui vi ho messo quello che Visani, appunto, ha trovato a Prati Piani, a Palazzuolo, no? Quello che ci ha raccontato in precedenza. Quindi, andando avanti, andiamo nella sala successiva, che è poi una grande stanza, una parte finale di questa stanza, dove è stata fatta recentemente, tra l'altro è stata rifatta l'allestimento. Anche qui c'è stato un incontro in qualche modo tra quelli che è stato il gruppo archeologico e le nuove generazioni, appunto, architetti, archeologi, anche una serie di restauratori. Elisa Pucci ha curato appunto il restauro della tomba, in particolare della sepoltura alla fossaccia, perché appunto è stata rivisto, rifatto, rimesso l'allestimento di questa tomba di Ortali, e poi costruita fra l'altro proprio da Bisani e Menghetti la vetrina, con l'aiuto poi ovviamente anche degli architetti e della restauratrice che ha suggerito tutta una serie di cose relative ai supporti, è stato appunto messa in evidenza questi due importanti ritrovamenti. Una è la tomba del guerriero di Ortale, siamo nel VI secolo, il periodo arcaico, e con la figura del guerriero che viene sottolineata. Qui appunto cioè avete una ricostruzione, sono state trovate due lance, quindi le armi, e poi moltissimi vasi da banchetto, no? Quindi sempre il legame del banchetto, di questo uso di tipo appunto elitario, insomma, che veniva, che ha qualcosa di rituale, fondamentale per un guerriero. Anche per la sepoltura della fossaccia, armi, in questo caso difensiva, avete un elmo e vasi, anche un vaso in bronzo, questa patera che è stata appunto ricostruita in questa occasione. E devo dire, proprio il gruppo archeologico ha recuperato tutta una serie di frammenti. Non abbiamo messo tutti i vasi che ancora devono essere ricostruiti, ma insomma hanno recuperato molto materiale, compresa appunto questa fibula molto teriomorfa. Però ecco, materiale, perché questa sepoltura, sempre di periodo arcaico, molto importante, è importante anche per un altro motivo, perché è testimonianza di quello che può accadere, nel senso che è stata ritrovata in una fossa in gran parte distrutta, diciamo, dai clandestini. Anche questo è uno scavo condotto da Luca Fedeli, che appunto
ha recuperato gli oggetti e proprio nell'esposizione che abbiamo fatto di recente abbiamo voluto mettere in evidenza anche questo fatto, cioè quanto un clandestino può rovinare, diciamo, la storia che può essere raccontata soltanto in parte, perché si sono persi degli elementi importanti. Nella stanza, nell'altra stanza troviamo testimonianze del etrusche romane, o più che etrusche preromane, perché comunque siamo in una zona molto particolare. C'è un plastico di questo insediamento produttivo di grande importanza che sorge nel IV secolo avanti Cristo, nella zona nord di Palazzuola, il Nevale. Che purtroppo come area archeologica non si vede più niente perché è stato tutto ricoperto, però è un luogo molto importante che ha dato materiale di vario genere, tra cui appunto qui c'è questa Kylix etrusca. E poi nella stessa stanza materiali provenienti da siti romani, quali il Luterano a Marradi, le Ari e Badia Susinana di Palazzuolo. E ancora poi l'ultima parte che ospita appunto i ritrovamenti, o non solo qui più che ritrovamenti, sono donazioni fatte dai vari cittadini palazzolesi di materiali appunto che possedevano, che avevano in casa. E anche questo pugnale splendido è stato trovato nel 1906 durante i lavori che furono fatti al cimitero di Bibbiena, e quindi appunto recuperato per metterlo nel museo. Museo che ovviamente ha di nuovo moltissimo materiale in magazzino, ancora da studiare, ancora da raccontare in tutti i suoi in tutte le sue sfaccettature. E ovviamente qui sono al lavoro anche il gruppo archeologico con gli archeologi, in questo caso è Cristina Duccia, che si è occupato di tutta una serie di lavori di censimento che abbiamo fatto grazie all'aiuto del sistema museale per appunto recuperare tutto questo materiale in magazzino che ora va studiato. E anche qui, anche a Palazzuolo, la tradizione veramente, come vi ho già detto, vuole che sia importante l'archeologia pratica, l'archeologia sperimentale. Quindi fuori nel giardino c'è una capanna e l'interno della capanna, ovviamente, come a Sant'Agata, ha gli utensili e tutto quello che serviva appunto nell'antichità. E ovviamente la didattica qui è fatta. Piace moltissimo, ecco. Novità a Palazzuolo, piano piano il borgo appunto sta accogliendo, no, delle menti nuove, anche persone che portano delle innovazioni e che si stanno sposando molto bene appunto nel museo, eccetera. E quindi in particolare ho voluto mettere questa iniziativa della cooperativa di comunità Cultura, Innovazione e Ambiente, la presidentessa è Giada Pieri, che ha cominciato appunto anche con l'aiuto della soprintendenza e soprattutto del gruppo archeologico e del Museo di Palazzuolo, se vogliamo, a rinnovare, a portare anche questo linguaggio nuovo nel museo. E quindi si è cominciato appunto dalla voce di Wikipedia a tutta una serie di iniziative che mi auguro appunto continueranno. In tutto questo sistema, negli anni 2000, perché appunto questi sono tutti musei che in qualche modo sono nati in precedenza, negli anni 2000 viene fatta un'operazione molto importante, già pensata fin dal 1994, per cui la creazione del museo diffuso, diciamo l'articolazione di quello che è il sistema museale Mugello, Montale, Fiorentino in quattro grandi poli, prevede ovviamente una serie di cose: il sistema demo-etno-antropologico, il sistema dei beni storici-artistici, quello naturalistico e poi quello dei beni archeologici, che comprende il museo che vedremo ora di Dicomano, il centro di documentazione archeologica e il museo archeologico dell'Alto Mugello. Per il momento Bruscoli, che non è inserito all'interno di questo sistema. Quindi nel 2008 nasce questo museo archeologico comprensoriale, scusate, a Dicomano,
con un bellissimo allestimento curato da Luca Fedeli, Luca Cappuccini, Cristina Ducci e Stefano Gori, spero di non dimenticare nessuno, e con la ditta Gruppo Fallani di Venezia che fa appunto l'allestimento in un percorso, anche questo cronologico, ma anche tematico, per raccontare in sintesi un po' tutto il territorio, per cui è fra l'altro ospitato nel Palazzo Comunale di Dicomano. E vedremo che ha come simbolo, come logo, proprio la stele che abbiamo visto ritrovata negli anni 50 a Frascole. Quindi questo appunto è il museo che inizia con la parte anche qui preistorica, ecco qua, preistoria e protostoria, quindi qui si trova anche qui una parte di bilancino, no? Con questa pianta lacustre, la tifa che veniva lavorata. E quindi un esempio di bilancino è qui e poi troviamo il racconto di bilancino anche a Sant'Agata. Importante, importantissimo a Dicomano è la narrazione del sito etrusco dei Monti di San Piero a Sieve, che fra l'altro è stato scavato, se non sbaglio, negli anni 90 proprio, sotto quella che è la fortezza Medicea a San Piero a Sieve, che è un altro posto splendido. Quindi il sito è un sito produttivo con una necropoli datato con presenze di VII-VI secolo a.C. ed è illustrato appunto nel museo anche con un plastico che ora non vi ho messo. Un altro sito importantissimo illustrato nel museo di Dicomano, per ora in parte, ma che ha ancora molto materiale che può essere messo in esposizione, è quello di Montegiovi, dove sin dagli anni 70 erano stati trovati con delle ricognizioni di nuovo fatte dalla soprintendenza con i gruppi archeologici alcuni bronzetti e moltissime, circa 2000, punte di lancia in ferro e di giavellotti, anche delle ceramiche. Quindi una zona importante che poi è stata scavata dall'Università di Firenze, che ha appunto messo in luce una continuità di vita dal VII secolo fino al II secolo a.C. Di nuovo un sito che purtroppo, d'altra parte vedete anche questo è un sito bellissimo in cima però a Montegiovi, siamo a 900 metri, e quindi anche questo è difficile da mantenere fuori dalla terra, diciamo, e quindi anche questo non è visibile come sito in sé, se non che uno può andare sulla cima e vedere il paesaggio di cui godevano anche gli Etruschi, ed è un paesaggio meraviglioso. E comunque, appunto, sono stati fatti tanti ritrovamenti, è stata fatta nel 2018 una mostra a Pontassieve da Luca Cappuccini, che è appunto il professore che ha condotto gli scavi su Montegiovi, e quindi c'è ancora tanto materiale che poi potrà venire esposto a Dicomano. Dopodiché l'altro sito molto conteso, devo dire, è quello di Poggio Colla, che ha la sua presenza nel Museo Comprensoriale di Dicomano, e poi ovviamente avendo tutto il materiale collocato nel magazzino di Bicchio, in una parte, in un suo contesto ben preciso, è stato messo in mostra, l'abbiamo visto, anche al Museo di Bicchio. Anche queste sono ovviamente il sito a testimonianze che vanno dal VII al II secolo, ne abbiamo già brevemente parlato prima. Il Museo di Dicomano è molto importante per la collezione delle pietre fiesolane. Alcune sono in calco, però ci sono anche molte originali e devo dire anche l'allestimento è molto bello. Quindi c'è una stanza dedicata con, per esempio, questo è il calco della Stele di Londa, per la Stele di Londa è al Museo di Firenze, poi però avete l'originale di questa, l'originale di quella di Frascole, e in questo caso è il calco invece di un cippo che è in proprietà privata. E poi qui a un lato vedete un cippo che è stato scoperto da Luca Fedeli negli anni 2000, e qui vedete il momento del ritrovamento. Quindi ancora vengono fatti ritrovamenti che ovviamente
portano, aggiornano insomma le conoscenze di queste zone, come d'altra parte dovunque. L'altro sito importante, quindi abbiamo visto i monti per l'età orientalizzante, abbiamo visto soprattutto la parte arcaica dei monti, scusate, di Monte Giovi e di Poggiocolla, e un altro sito che poi c'è l'area archeologica, che è un'area archeologica attrezzata, ora vedremo, di San Martino a Poggio a Frascole, da dove già alla fine dell'Ottocento venivano dei frammenti di vasi con iscrizioni. E effettivamente il Museo Archeologico di Firenze nel 1883 ha ricevuto in dono dalla famiglia Poggesi una serie di frammenti di vasi scritti proprio provenienti da Frascole, da Poggio, da Frascole, da San Martino al Poggio. Ecco qua una vista dell'area archeologica, soprattutto qui davanti vedete quella che è la chiesa di XIII secolo, perché appunto l'area archeologica poi è fatta così, ha questa grande struttura che vedete anche qui in pianta con tre grandi ambienti, tra l'altro mura ciclopiche di grande importanza, che un edificio che è stato letto o come fortezza di altura, come sito fortificato, o da altri come un tempio non finito. Ora, vabbè, non è il momento di discutere, però è una cosa ancora non spiegata. E qui, giusto per farvi vedere anche le mura, no? Come sono importanti, fra l'altro sono state soggette anche a un importante restauro, e poi sotto quell'ambiente tripartito, databile alla fine nel periodo ellenistico, nel terzo secolo avanti Cristo, ci sono delle strutture in argilla, quindi fra l'altro molto delicate, di periodo precedente. Quindi effettivamente la sacralità del luogo potrebbe anche essere confermata e comunque è indiziata da dei ritrovamenti, tra cui questa piccola gamba votiva. Andando avanti, sempre per il museo, in senso cronologico, dopo Frascole troviamo l'età ellenistica, quindi i ritrovamenti di vario tipo che sono stati trovati nel comprensorio per raccontare anche questo momento. In genere insediamenti sparsi, e poi si passa all'età romana. Ora è una carrellata molto veloce, però appunto il museo va visitato perché racconta proprio il comprensorio. Quindi anche l'età romana, delle fattorie, delle presenze importanti. Anche qui di nuovo avete resti di un dolio per l'allevamento dei ghiri, avete pesi da telaio, avete oggetti di vario genere. E per finire la parte dedicata al Medioevo e al Rinascimento, all'età moderna. Una presenza davvero importante è quella di Cafaggiolo, che è questa villa, appunto, che fra l'altro è stato oggetto di scavi anche recenti. Il materiale comunque non è tutto qui, ma c'è ancora molto materiale che viene studiato dall'Università di Firenze e che anche questo si spera potrà essere presto messo in esposizione. Per finire, volevo farvi vedere come anche Dicomano è veramente pieno di materiale che ancora deve essere studiato, ancora deve essere raccontato, e quindi anche i magazzini sono sicuramente un luogo importante dove studiare, dove lavorare e poi anche dove fare didattica. A questo proposito, a Borgo San Lorenzo c'è il Museo Chini della Manifattura Chini, un museo molto bello, fra l'altro, che ci ha dedicato, diciamo così, una stanza per fare didattica con la ceramica antica, cioè tutti i materiali, per lo più sono maioliche, trovate appunto negli scavi fatti a Borgo San Lorenzo, sono ora appunto tutti sistemati per poter essere utilizzati con la collaborazione della sovrintendenza anche dagli studenti che fanno appunto dai ragazzi delle scuole che possono anche toccare, no, degli oggetti archeologici.
E qui appunto potete vedere quanto materiale, no? Questi sono i distanziatori per la ceramica, frammenti di vario genere e poi appunto materiale che può essere anche, ecco, lo vedete anche qui, che è stato messo anche in esposizione in una vetrina per far vedere le varie forme e le varie produzioni ceramiche. Per concludere, non è detto che non ce ne siano altri, ma insomma, resti archeologici, raccolte, piccole esposizioni, sempre volute dalla soprintendenza, quindi in accordo, si trovano appunto anche a Casa Dirci, vicino in comune di Borgo San Lorenzo, a Grezzano, nel Museo della Civiltà Contadina, che è un museo molto bello dove appunto si racconta proprio la vita dei contadini nel Mugello e anche qui. Non poteva mancare un deposito della sovrintendenza, della vecchia sovrintendenza archeologia, per come dire, illustrare un altro piccolo pezzetto di territorio. E qui vedete appunto frammenti di maioliche, ceramiche sempre trovate nel territorio. Quindi, come vedete, si tratta davvero di una ricchezza diffusa nel territorio del quale vi ho messo l'ultima immagine che è appunto proprio del paesaggio, questo è visto dal Passo del Giugo nel comune di Firenzuola e quindi direi appunto musei che in qualche modo raccontano in modo anche efficace l'identità territoriale per quello che è un ampio arco cronologico, quindi dalla preistoria fino, se potessero, ai giorni nostri, fino a che si può raccontare il passato. E quindi musei che direi io vedo come una risorsa che insieme al paesaggio può essere decisamente condivisa con le nuove generazioni. Grazie per l'attenzione. Ecco qua. Oh, Madonna. Grazie, grazie davvero Susanna. Io credo che non avremmo potuto finire in modo migliore per una serie di ragioni. Innanzitutto perché questa tua bellissima spiegazione ci ha portato attraverso un paesaggio splendido, un bellissimo angolo della Toscana, una regione nella regione, bella da un punto di vista paesaggistico, bella da un punto di vista architettonico. E il fil rouge dell'archeologia, in un certo senso, è la chiave, no, per decodificare la ricchezza storica di questo angolo della Toscana. Ma io credo che sia stato bello chiudere in questo modo, anche perché il caso Mugellano, credo possa essere considerato un modello archetipico, in un certo senso, dello sviluppo dei musei civici nell'intera regione. E tu hai giustamente ricordato quello che avevo detto all'inizio di questo ciclo, di cui mi ero completamente dimenticato. Se andiamo a vedere i numeri, i musei civici della Toscana sono sorti quasi tutti, quasi nella loro interezza, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con un progressivo infittirsi negli ultimi 3 decenni. E chi sono i protagonisti di questo moltiplicarsi dei musei? Ovviamente la presa di coscienza del valore del proprio territorio, dell'importanza della storia, ma anche i gruppi archeologici che hanno svolto questa esemplare azione virtuosa, in piena collaborazione con le sovrintendenze, consentendo proprio fisicamente la costituzione, la nascita, la costituzione di queste raccolte. Quindi davvero grazie. Allora volevo soltanto riportarti una domanda che ci viene dalla chat, che mi chiedono in modo particolare quali fossero i legami delle popolazioni etrusche di questo territorio con l'area tosco-laziale e se si può parlare di una affinità più o meno stretta di stirpe, so che fossero etruschi, credo non ci siano dubbi. Sì, ora dire che per me è molto difficile rispondere a questa domanda. Certamente che fossero etruschi, sì, c'è una differenza, credo, almeno dal punto di vista artistico, delle produzioni che troviamo tra quello che è l'Alto Mugello, che è legato molto di più
all'Emilia, alla Romagna, alla parte di là, diciamo, dell'Appennino. Proprio anche Albagino è stato molto importante come ritrovamento perché ha confermato questa grossa affinità con le stipe votive dall'altra parte, mentre molto meno sono le affinità anche con lo stesso Falterona o con Fiesole. Per cui devo dire che forse Poggiocolla, non saprei, ma insomma c'è un confine che differenzia poi l'Alto Mugello anche proprio nelle produzioni. Tant'è vero, in genere anche a Palazzuolo si parla sempre di pre-romano, di periodo pre-romano, non si parla di etrusco vero e proprio. Questo è anche un po' il problema. Io, come funzionario della soprintendenza, che ho trovato che di fatto il lavoro di chi vive nel luogo è enorme, è appassionato, però molto più difficile è trovare ricerche fatte sui dati che sono stati raccolti. E credo che ormai sia importante andare a studiare quei magazzini per capire alcune cose di cui di fatto sappiamo ben poco. Continuiamo a dire le cose che, insomma, sono sempre le stesse, se non riguardiamo, no, un po' quello che è stato raccolto anche da loro. Ora non so se ho risposto, ma No, comunque si può dire che almeno il Mugello sul displuvio verso l'Arno, verso la Sieve, era probabilmente di influenza politica e culturale fiesolana. Insomma, questo. beh, sì, l'agro è quello fiesolano, certamente è legato a Fiesole, su questo non c'è dubbio. Sebbene appunto c'è a un certo punto un cambiamento nel territorio che per ora è evidente nella zona di Albagino, ecco. Però sì, siamo nell'agro fiesolano, chiaramente. Una domanda tecnica, visto che non hai accennato, questi musei sono gratuiti oppure c'è una qualche forma? Allora, per quanto riguarda Bruscoli, sì, alcuni sono gratuiti. Il sistema museale, invece, quelli che sono nel sistema museale c'hanno un biglietto e esiste un biglietto integrato. Ora i dettagli non ve li so dire, però andate sul sito del sistema museale che funziona molto bene e c'è un biglietto integrato per tutta la zona. Credo che ci sia un biglietto che dura 15 giorni, no? Quindi permette di visitare i vari musei in un periodo anche lungo, insomma. No, per quello sono visti nel complesso, ecco, anche in questo senso. Poi alcuni di loro non sono inseriti né ancora nel sistema museale per come sono fatti, no? Sono delle raccolte locali per il momento. Beh, però testimonia l'attenzione proprio diffusa, capillare nel territorio nei confronti del passato, no? Del proprio passato, delle proprie origini. E giusto una postilla, quindi l'unica area archeologica visitabile fra tutte quelle che abbiamo visto rimane Frascole, Sì, sostanzialmente. rimane Frascole che è stata aperta nel 2013 e che appunto è gestita dal comune con l'aiuto del gruppo archeologico di Vicomano. Poi non ci sono altre aree attrezzate, ma ci sono presenze archeologiche dovunque e poi insisto, spero che Montaccianico presto lo potrà diventare perché è un sito, è medievale, no? E quindi noi abbiamo ancora, ma è veramente un sito importante, decisamente. Sicuramente, poi bello, paesaggisticamente unico. Davvero grazie Susanna per tutto questo, Grazie grazie agli spettatori che ci hanno seguito fino ad oggi e veramente mi auguro che questo ciclo sia stato soprattutto un invito a ripercorrere fisicamente questi luoghi bellissimi che abbiamo visto e attraverso di essi appunto ripercorrere la storia dell'antica Etruria, della Toscana. Dall'epoca etrusca fino al Medioevo. Grazie a tutti. a voi. Grazie, arrivederci.